Ciao e benvenuti a tutti e a tutte in biblioteca, anzi per l'esattezza alla Biblioteca Quarticciolo di Roma. Siete mai stati in biblioteca? Sì? No! Ma le biblioteche sono un posto bellissimo, sono piene di libri e potete venire qui a leggerli, ma anche li potete portare a casa. Sì, senza pagare. Beh, poi li dovete riportare, è solo un prestito, così poi qualcun altro dopo di voi li riprende, li legge, tutti quanti leggono, no? E poi qui ci sono le bibliotecarie e i bibliotecari che vi aiutano se dovete fare una ricerca, cercare appunto un libro, oppure vi consigliano sui vostri gusti di lettura. Ma vi state chiedendo perché noi oggi siamo qui insieme? Ma per leggere, no? Per leggere delle poesie di Gianni Rodari, perché il 23 ottobre avrebbe compiuto 100 anni e allora lo ricordiamo così. Perché è stato un grande scrittore, uno scrittore per bambini e ha scritto favole, filastrocche, testi teatrali, poesie, appunto. È perché lui i bambini li conosceva bene. Sapete perché? Perché era stato un maestro a scuola, uno studioso di quelli che cercano di capire come si insegnano le cose ai bambini. E poi perché aveva un orecchio acerbo. Sì, un orecchio acerbo. Non sapete che vuol dire, eh? Facciamo così, ve lo spiego leggendovi una poesia, proprio una poesia di Gianni Rodari. Un signore maturo con l'orecchio acerbo. Un giorno, sul diretto Capranica-Viterbo, vidi salire un uomo con un orecchio acerbo. Non era tanto giovane, anzi era maturato tutto, tranne l'orecchio, che acerbo era restato. Cambiai subito posto per essergli vicino e potermi studiare il fenomeno per benino. «Signore», gli dissi dunque, «lei ha una certa età e di quell'orecchio verde che cosa se ne fa?» Rispose gentilmente. «Dica pure che sono vecchio. Di giovane mi è rimasto soltanto questo orecchio. È un orecchio bambino. Mi serve per capire le voci che i grandi non stanno mai a sentire. Ascolto quel che dicono gli alberi, gli uccelli, le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli. Capisco anche i bambini quando dicono cose che a un orecchio maturo sembrano misteriose». Così, disse il signore, con un orecchio acerbo, quel giorno sul diretto Capranica-Viterbo. Ecco, ma adesso andiamo a leggere, perché le bibliotecarie hanno fatto una cosa bellissima, hanno scelto delle poesie per noi, le hanno messe in un grande raccoglitore e così noi adesso ce le possiamo leggere tutte. Solo che oggi qui non ci sono e non mi hanno detto dove le hanno lasciato. Mi aiutate a cercarlo? Sì? Siete pronti? 1, 2, 3, andiamo! Mi sa che è lì dentro che dobbiamo andare. Andiamo, dai.
Eccoci qui, eccola la stanza dedicata ai bambini. Guardate quanti libri bellissimi ci sono! Libri illustrati, romanzi. Guardate sul tavolo! Sono tutti libri di Gianni Rodari! Quanti! Ed eccolo lì, quello che stavamo cercando, il raccoglitore che hanno preparato per noi le bibliotecarie. Con tutte le poesie di Gianni Rodari sulla natura e sull'ambiente. Le leggiamo? Vediamo un po' che cosa c'è scritto qua sotto. Eh sì, lo abbiamo trovato. E vediamo un po' da dove cominciamo. Una poesia sulla poesia. Si intitola Le poesie dove stanno? Le poesie dove stanno? Ce n'è una in ogni cosa, nel legno del tavolino, nel bicchiere, nella rosa. La poesia è lì dentro da tanto tempo e non parla. È una bella addormentata e bisogna svegliarla. Ma se un principe o un poeta a svegliarla verrà, uscirà dalla sua prigione piena di felicità. E infatti Gianni Rodari, ma quante ne ha fatte uscire di poesie dalle cose, eh? Perché lui era un grande osservatore. Osservava e ascoltava col suo orecchio acerbo. E la prossima poesia che vi leggo è proprio una poesia sull'ascolto. Però devo fare una premessa. Tanti anni fa, quando è stata scritta questa poesia, non esistevano i cellulari. E quindi, se volevi ascoltare la musica stando fuori casa, l'unica cosa che potevi avere era una radiolina. Si chiamavano radioline a transistor e avevano un'antenna e una manopola per sintonizzarsi e sentire il canale preferito. E questa poesia si intitola La radiolina nel bosco. Invano alzi l'antenna, controlli la batteria, torturi nervosamente la manopola della sintonia. Invano ti domandi che mistero c'è sotto, perché la radiolina s'è taciuta di botto, lasciato senza canzoni, senza i soliti rumori. Non si è mai visto, dici, lo sciopero dei transistori. Su via non te la prendere, piuttosto per una volta goditi in pace il silenzio e le sue voci ascolta. Ascolta Radio Bosco, che trasmette di ramo in ramo la musica della vita, il suo eterno richiamo. Ascolta il canto del vento, il mormorio dei ruscelli e tra i nidi le dolci chiacchiere degli uccelli. Segui di foglia in foglia, di sentiero in sentiero, la natura che si nasconde nel suo verde mistero. E adesso fate un esperimento. Chiudete gli occhi e cercate di ricordarvi l'ultima volta che siete stati in mezzo alla natura e avete sentito tanti suoni diversi. Dove eravate? E quando era? Che stagione era? Perché di stagione in stagione la natura cambia moltissimo e Gianni Rodari lo sapeva bene. Infatti sulle stagioni, sui mesi dell'anno, ha scritto tantissime poesie. Io ve ne leggo una che si intitola Stagioni. Vien l'autunno dalla montagna ed ha odor di castagna. Vien l'inverno dagli acciai. E nel suo sacco non ha che guai. C'è ancora una lucertola sul muro, c'è ancora un geranio sul balcone, c'è ancora un po' di primavera, ne resta sempre un poco, tutto inverno. E a chi la sa trovare, tanta gioia può dare. E la vostra stagione preferita qual è? Mi sa che quella preferita di Gianni Rodari era la primavera, perché ne ha scritte tantissime di filastrocche, poesie, racconti, favole proprio sulla primavera. Me ne leggo qualcuna. La prima si chiama Filastrocca di primavera. Filastrocca di primavera, più lungo è il giorno, più dolce la sera. Domani forse tra l'erbetta spunterà qualche violetta. Oh, prima viola fresca e nuova, beato il primo che ti trova. Il tuo profumo gli dirà: la primavera è giunta, è qua. Gli altri signori non lo sanno e ancora in inverno si crederanno. Magari persone di riguardo, ma il loro calendario va in ritardo. Filastrocca marzolina.
Filastrocca di primavera, come tarda a venire la sera. L'hanno vista ferma in un prato dove il verde è rispuntato. Un profumo di viola in fiore l'ha trattenuta un paio d'ore. Ha perso tempo lungo la via, presso un cespuglio di gaggia. Due bimbi, con un tamburo di latta, hanno incantato la sera distratta. Adesso è tardi, lo so bene, ma però la sera non viene. Rondine. Rondini fortunate. Ha due sole stagioni il vostro calendario. Primavera ed estate. Coi primi freddi via, di là dal mare in cerca di un'altra primavera. L'inverno non sapete cosa sia. Figlie privilegiate della natura, ve ne state tutto l'anno in villeggiatura. E poi una filastrocca sui 12 mesi. Fate bene attenzione a tutti gli animali, a tutte le piante e i fenomeni naturali che descrive in questa filastrocca. Gennaio, gennaio, il primo giorno il più gaio, fatto solo di speranza. Chi ne ha tanta vive abbastanza. Febbraio viene a portare la vite con le dita intirizzite, senza guanti e dai geloni ed un buco negli zoccoloni. Marzo, pazzo e cuor contento, si sveglia un mattino pieno di vento. La prima rondine arriva stasera con l'espresso della primavera. Aprile tosatore, porta la lana al vecchio pastore, spoglia la pecora e l'agnello per farti un berretto ed un mantello. Maggio viene ardito e bello, con un garofano all'occhiello, con tante bandiere nel cielo d'oro per la festa del lavoro. Giugno invece, falciatore, il fieno manda un dolce odore. In alto, l'allodola vola, il bidello chiude la scuola. Luglio, miete il grano biondo, la mano stanca, il cuore giocondo. Canta il cuculo tra le foglie, c'è chi lavora e mai non raccoglie. Agosto, batte il grano nell'aia, gonfia i sacchi, empie la staia. C'è tanta farina al mondo, ma perché un po' di pane per tutti non c'è? Settembre, settembrino, matura l'uva e si fa il vino. Matura l'uva moscatella, scolaro, prepara la cartella. Ottobre seminatore, in terra il seme sogna il fiore, sotterra il buio germoglio sa che il sole domani lo scalderà. Novembre legnaiolo, va nei boschi solo solo, c'è l'ultima foglia un albero in vetta e cade al primo colpo d'accetta. Vien dicembre, lieve lieve, si fa la battaglia a palle di neve. Il fantoccio crolla a terra e così cade chi vuole la guerra. A Gianni Rodari la natura piaceva moltissimo, proprio come a me e sono sicura anche a voi. E allora si arrabbiava quando vedeva che i potenti non la rispettavano. E questa è un'altra filastrocca, sempre sulla primavera, ma su una primavera un po' diversa da quelle che abbiamo letto prima. Primavera. Conosco una città dove la primavera arriva e se ne va senza trovare un albero da rinverdire, un ramo da far fiorire di rosa o di lilla. Per quelle strade murate come prigioni, la poveretta s'aggira con le migliori intenzioni. Appende un po' di verde ai fili del tram, ai lampioni, sparge dei fiori davanti ai portoni e dopo un momentino se li prende un netturbino. Altro da fare non le rimane, per settimane e settimane, che dirigere il traffico delle rondini in alto, dove la gente non le vede e non le sente. Di verde, in quella città, dirvi il suo nome non posso, ci sono soltanto i semafori quando non segnano rosso. Le città con poco verde. Gianni Rodari era molto preoccupato già tanti anni fa su questo tema qui. E allora, in un libro che si chiama Il pianeta HZ, ha scritto diverse cose, tra cui questa che si chiama Natura, vattene! Le gridarono vattene natura! E lei si prese paura, fece il suo fagottello, ci mise dentro l'ultimo alberello, l'ultima viola dell'ultima aiuola e uscì dalla città. E va, pensava, mi fermerò nei boschi. Ma i boschi erano stati disboscati. Mi fermerò nei prati. Ma erano tanto piccoli. Non c'era posto per tutti, gli insetti, i mammiferi, gli uccelli, i tramonti. Vattene natura! E lei se ne andò. In quattro ripiegò gli ultimi prati come fazzoletti. Lasciò
il pianeta HZ. Adesso lassù è tutta una città. Di verde, ve lo posso giurare, c'è rimasto solo il semaforo, quando non è rosso. È come la città della primavera che andava via, vi ricordate? Ma in quella pianeta ci fu un ragazzino, anzi dei ragazzini, che iniziarono a scrivere delle lettere potenti, e questa qui, da un certo Carletto Epistola, era rivolta ai signori architetti. Sapete che gli architetti sono quelli che progettano le città, le case. E così Carletto Epistola scriveva: signori architetti, che fate progetti precisi e perfetti di case e palazzi, di torri e terrazzi, di seminterrati, di interi solati, di grandi cantieri, di enormi quartieri. Che bravi che siete! E già lo sapete. Talvolta però, scusate un po', siete anche distratti. Scordate di fatti che in quei palazzoni, di quei quartieroni, ci debbono stare, coi grandi abitare, bambini a dozzine. Si gioca sul tetto nel vostro progetto? Un pezzo di prato lo avete lasciato? Su, siate gentili, fate anche cortili. Pensateci un poco ai campi da gioco. Lasciateci appena lo spazio, che poi a far l'altalena pensiamo da noi. Sarà cura nostra farci anche una giostra. E poi scrisse anche, a nome di tutti i suoi amici, al sindaco in persona. Signor sindaco, a nome e per incarico della banda dei Magnifici 13, è Pippo che la comanda, le scrivo questa lettera per chiedere proprio a lei che pensa a tante cose, strade, autobus, musei, dove 13 banditi di buone intenzioni, abbiamo 10 in condotta, può chiedere informazioni, dove 13 ragazzi potrebbero trovare, anche per i loro amici, uno spazio per giocare. Le macchine hanno i parcheggi e si lamentano ancora perché in certuni possono sostare soltanto un'ora. Parcheggi per i bambini non ne conosco, signore. E contiamo meno delle macchine? Perché non andiamo a motore? Ci aiuti, signor sindaco, a trovare qua e là un posto tutto per noi nella grande città. Non ce ne vuole molto, si tranquillizzi pure. Siamo meno ingombranti delle autovetture. Carletto Epistola. Ma ecco che sul pianeta HZ, a un certo punto, il sindaco fece una cosa importante. Sul pianeta HZ c'era un traffico caotico. Un povero poeta, divenuto nevrotico per il chiasso, la confusione e gli strombettamenti, affacciatosi al balcone, gridava ai quattro venti: «Basta con queste macchine! È peggio della guerra! Vorrei che le automobili sprofondassero sottoterra!» «Esagerato!» disse il sindaco che lo udì, ma un'idea formidabile gli venne lì per lì. Sottoterra fece scavare una rete di gallerie larghe, bene asfaltate, benissimo illuminate. Voi direte: ma bravo, la pensata è tanto strana, non esiste da un pezzo la metropolitana? Aspettate di sentire quel che il sindaco decretò quando solennemente l'opera inaugurò. Nelle strade sotterranee, amati cittadini, da oggi scenderanno automobili e motorini. Le strade superiori, scomparso ogni rumore, saranno per i pedoni e per le loro signore. Vi potranno senza pericolo passeggiare i vecchietti, vi giocheranno alla palla i nostri figlioletti. E i signori poeti, se non trovano la rima, non potranno accusare il traffico come prima. Sono tutti felici adesso su HZ. Pedoni e automobilisti, i bambini e il poeta. E parlando di pianeti e di spazio, tante poesie Gianni Rodari le dedicò alla Luna, perché evidentemente l'amava moltissimo. Io ne leggo una che si intitola La Luna Bambina. E adesso a chi la diamo, questa Luna Bambina che vola in un amen dal Polo Nord alla Cina? Se la diamo a un generale, povera Luna Trottola, la vorrà sparare come una pallottola. Se la diamo a un avaro, corre a metterla in banca. Non la vediamo più, né rossa né bianca. Se la diamo a un calciatore, la luna pallone, vorrà una paga lunare, ogni calcio un trilione. Il meglio da fare è di darla ai bambini, che non si fanno pagare a giocare coi palloncini. Se ci salgono a cavalcioni, chissà che festa. Se la luna va in fretta, non gli gira la testa. Anzi, la sproneranno la bella luna a dondolo, lanciando grida di gioia dall'uno all'altro mondo.
della luna ippogrifo, reggendo le briglie, faranno il giro del cielo a caccia di meraviglie. E vediamo un po' che cos'altro leggiamo. Ah, questa è su un castagno. Castagno. Un tempo era un castagno, fermo nella tempesta. Tra i miei rami fiorivano i nidi sempre in festa. Vennero i boscaioli. Io caddi senza un grido. Ora sono il tuo letto. Non sono sempre un nido. E poi c'è questa che sicuramente la conoscete bene. È stata prima una filastrocca e si chiama Che cosa ci vuole? Per fare un tavolo ci vuole il legno. Per fare il legno ci vuole l'albero. Per fare l'albero ci vuole il seme. Per fare il seme ci vuole il frutto. Per fare il frutto ci vuole il fiore. Per fare il tavolo ci vuole un fiore. Che poi è diventata una canzone famosissima, che sicuramente conoscete, che si intitola Per fare tutto ci vuole un fiore. La cantate con me? Dai! Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore. Ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. E sentite cosa pensava Gianni Rodari dei fiori finti. Un fiore finto, una bugia, può avere uno stelo alto fino al cielo, però non ha il fino odore della verità. E poi qui c'è una bella filastrocca dedicata ai ranocchi di Villa Sciarra. Villa Sciarra è una villa che sta a Roma, a Monteverde, vicino al Gianicolo. Forse ci siete stati. E lui osservava sempre gli animali e vedeva negli animali tante cose che riguardano noi umani. E questa si chiama I ranocchi di Villa Sciarra. A Villa Sciarra c'è un laghetto. Ci stanno due rane e un ranocchietto. Su una foglia, e ancora ne avanza, ci fanno cucina, salotto e stanza. Non pagano affitto né caparra. Beati i ranocchi di Villa Sciarra. Ah, ecco che qui siamo arrivati alla fine con le due ultime poesie. La prima si chiama Storia universale. In principio la terra era tutta sbagliata. Renderla più abitabile fu una bella faticata. Per passare i fiumi non c'erano i ponti. Non c'erano sentieri per salire sui monti. Ti volevi sedere? E anche l'ombra di un panchetto. Cascavi dal sonno? Non esisteva il letto. Per non pungerti i piedi, né scarpe né stivali. Se ci vedevi poco, non trovavi gli occhiali. Per fare una partita non c'erano palloni, mancava la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni. Anzi, a guardar bene, mancava anche la pasta. Non c'era nulla di niente, zero via zero e basta. C'erano solo gli uomini, con due braccia per lavorare e agli errori più grossi si poteva rimediare. Da correggere però, ne restano ancora tanti. Rimboccatevi le maniche, c'è lavoro per tutti quanti. Però già ai tempi di Gianni Rodari, il mondo era un po' malandato, eh? C'erano già problemi di inquinamento, di tutte le cose ambientali che vediamo adesso. E allora lui scrisse un'altra filastrocca e questa nacque come una risposta a una domanda di una bambina che le chiedeva perché si nasce. E infatti si chiama Perché si nasce? Questa è una storia vera. Una volta Laila non c'era e adesso c'è. Come mai? Perché? Laila è venuta al mondo per vedere quanto è bello, così largo, così tondo. E invece cosa ha trovato? Che è vecchio, storto e mal combinato. Fa pena guardarlo. Rimbocca presto le maniche. Bisogna raddrizzarlo. E con questa ultima poesia ci salutiamo. Salutiamo Gianni Rodari e salutiamo tutti voi che siete stati con noi ad ascoltare queste poesie sulla natura e sull'ambiente. E come dice il poeta, bisogna rimboccarsi le maniche. Bisogna raddrizzare il pianeta. Ciao!